e benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre Se Question e oggi siamo tornati con un nuovo episodio di Time Princess. E la storia mi sta piacendo tantissimo. Siamo arrivati alla parte 10, diciamo che abbiamo, credo siamo già tipo a metà almeno. E io non vedo l'ora, ho continuato a sbloccare tante cose, diciamo che ho un bordellissimo di cuori e questo va bene. E non vedo l'ora di continuare, ma prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su Facebook, su Instagram, guardare i Weibo Monthly Favorites, leggere il weekly postaggio per rimanere sempre aggiornati e anche che se volete supportarmi, insomma, supportarmi il canale per continuare a fare tutto questo, potete farlo usando il link in descrizione. E niente, per il resto direi di continuare, quindi con il capitolo 10. E il re e io abbiamo fatto visita al cardinale Rohan in chiesa per dimostrare che non ho niente da fare con la collana. Ma quel che è accaduto poi. Ok. Tutta la tensione mi abbandona dopo aver chiuso la porta e mi appoggio scivolando per metà verso il pavimento. Sospiro pesantemente. Maria, stai bene? Vuoi riposare un po'? È tutto a posto, non devo far aspettare troppo il re. Vado a cambiarmi con qualcosa di adatto per la visita al cardinale. Va bene. Ok, i tag di questo giro sono... Dicono ogni canzone per bambini, si nascondono veri tanti, che selvaggio. Allora, formale, delicato, sì, ok, va bene. Ok, direi che così possiamo andare, lo so che è una scelta di dubbio gusto, soprattutto l'abito che non c'entra, ma insomma aveva i tag di formale e delicato, quindi... Insomma, ci accontentiamo, pronto. Basta con sta reliquia, pronto, ok. Comunque per me è tutta tipo una nuova modalità di registrazione, perché sono tipo sul letto, io non registro mai a letto, il che lo trovo estremamente comodo. Ok. Gabriella, anche tu dovresti cambiarti ogni tanto. Questo vestito ti fa sembrare serio e formale. Penso che si adatti perfettamente all'occasione. Mi fido del tuo giudizio, non c'è molto tempo. Devo correre dal re. Grazie, Gabriella. Aspettami, penso che me la caverò. La luce chiara brilla attraverso il vetro colorato. Entriamo in chiesa e vediamo il cardinale con la schiena rivolta verso di noi. Il nome del Papa, del Figlio e dello Spirito Santo. Che l'amore di Dio sia con voi, il mio re e regina. Certo, anche con voi, mio caro cugino. Oggi siamo qui per chiedervi della collana. Cosa c'è che non va, cugino? Rohan mi lancia uno sguardo e poi guarda il re. Ha un'espressione colpevole sul volto, come se fosse davvero nervoso per qualcosa. Sì, ho sentito parlare della collana. Giuro sul nome di Dio, come messaggero di Dio, non posso dire una bugia, non posso usare il nome della regina per acquistare una collana. Non ho finito. Ho semplicemente sentito che alla regina piace molto la collana, ma per qualche motivo non è in grado di acquistarla direttamente, ed è per questo che la regina ha chiesto alla sua amica di chiedermi di aiutarla ad avvicinarsi al mercante. Certo, non posso negare di averlo fatto nel tentativo di conquistare il favore della regina, facendole un dono preziosissimo. Vostra maestà, sapete che ho già offeso la regina in passato, è stato un atto di egoismo, vi prego di perdonarmi per non avervi informato della questione. Il re non risponde subito, ripensa alle parole del cardinale, sembra che ci sia qualcosa che non va. Un dono preziosissimo, dove ho già sentito questa frase? Ricordo la scena al chiaro di luna, quell'uomo misterioso con la schiena rivolta verso di me che parla alla regina. Oddio, ma tipo, scusa, se è un dono che tu volevi fare, non lo fai comprare nelle tasche del re, te lo fai, esci i soldini tu e glielo compri tu, posso capire, ma non lo fai comprare al re. Hai in mano una rosa bianca, quindi deve essere tu quella che sta aspettando. Sì, sono io. Ho preparato un dono preziosissimo per te e spero che lo accetterai come segno della mia sincerità. Allora lo accetterò. Non lo so. Potrebbe essere lui, sarà anche un cardinale, ma è nobile di nascita e quindi può entrare liberamente a Versailles. Non ho mai pensato di indagare su di lui. Se è lui, non è il caso che si sia incontrato con una finta regina. Qualcuno mi sta davvero incastrando. Potrebbe essere Adelaide, ma mi odia abbastanza da trascinare tutta Versailles in questo caos. Non credo che sarebbe così stupida. La caduta della famiglia reale sarebbe un danno anche per lei. Ma se non lei, allora chi? Mia regina? Sì? Vostra maestà? Hai qualcosa da dire a mio cugino o stai ammettendo la tua colpa?
Oh no, mi chiedevo solo a quale amica il cardinale Rohan si riferisca. Non ho mai detto a Gabrielle di fare una cosa del genere e lei non potrebbe mai mentire su quello che ho detto. No, 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 non è la duchessa di Polignac, ma un'altra vostra buona amica, Madame Jeanne. Jeanne? No, non conosco nessuno con quel nome. Sicuramente non è una mia amica. State dicendo che Jeanne? Sono stato ingannato. Impossibile, ma se non sono stato ingannato, perché Madame Jeanne non mi ha più contattato? Cugino, calmati. Siete caduto in una trappola, qualcuno vi ha usato come una pedina. Ma mi ha dato una lettera scritta da voi, chiederò a qualcuno di andare a prendermela immediatamente. Rohan si gira per impartire i suoi ordini e sento lo sguardo del re su di me, gentile ma con una nota di disapprovazione. Conosco quell'aspetto fin troppo bene e faccio del mio meglio per far fronte alla delusione che cresce in me. Ho bisogno di tutto il mio ingegno per affrontare questa sfida. Brutto quando fanno queste cose. Vostra Maestà, questa è la lettera che Madame Jeanne mi ha dato. Vediamo un po'. Il re esamina il contenuto della lettera. Non c'è alcun cambiamento nella sua espressione e me la passa silenziosamente. Prendiamo la lettera che brilla dalla mano. Caro Cardinale Rohan, vorrei davvero accettare la vostra benevolenza, ma c'è una richiesta che devo fare. Credo che abbiate sentito parlare della collana du Barry e di quanto sia bella. Di certo converrete che il vero destino della collana è quello di abbellire il mio collo, ma ci sono alcune ragioni per cui non posso acquistarla direttamente. Vi prego, gentile cardinale, di porgere le mie scuse a Bohemer e di acquistare la collana per mio conto. Jeanne me la porterà in cambio avrà la mia infinita amicizia. Certo. La scrittura imita il mio modo di parlare, le persone che non interagiscono con me regolarmente verrebbero probabilmente inguarnate, guarda il re, in questo momento spero davvero che mio marito non mi deluda. Vostra Maestà, credete che abbia scritto io questa lettera? Conosco molto bene la tua calligrafia, questa è molto simile ma sicuramente non è scritta da voi. E in qualità di regnante non firmereste con di Francia, purtroppo, il mio caro cugino non si è accorto dello stratagemma. Quindi Gianna ha davvero osato falsificare una lettera per ingannarmi? Cielo, allora che ne è stato della collana che le ho dato da consegnare alla regina? Non ho mai ricevuto quella collana. Credo che sia scappata con la collana. No, come può essere? Santo cielo, mi vergogno tanto. Questo è il risultato della vostra idiozia. Maestà, ammetto di aver commesso degli errori, ma giuro che in questo caso sono anche io una vittima. Vi prego di concedermi la vostra comprensione. Una lettera falsa con errori evidenti in tutto il suo contenuto è sufficiente a ingannarvi e ora la reputazione della regina è danneggiata, il popolo è infuriato. Avete deluso la vostra stirpe. Oh peccato, oh santa madre, padre nostro e tutti santi. Rohan comincia a pregare freneticamente mentre io guardo freddamente. Il suo miserabile contegno sembra ridicolo e indegno di pietà. Quando la regina viene accusata ingiustamente, il suo buon nome non viene riabilitato, la sua reputazione e quella della famiglia reale vengono danneggiate. Cardinale, alla luce della situazione devo dare ordine di trattenervi. Vi prego, non posso subire una tale umiliazione, sono stato ingannato. Vi prego di concedermi la vostra pietà. Oh Gesù, Giuseppe Maria. Il re ignora le suppliche di Rohan e mi conduce fuori dalla chiesa, di nuovo alla carrozza e al palazzo. Ebbè. Tornato a Versailles, il re informa Baisdelle di Rohan, poi mi prende per mano e mi porta nello studio. Mia cara Maria, preferirei fare del male agli altri prima di sconvolgervi. So che avete sofferto molto a causa di questa situazione, la verità non è stata ancora completamente rivelata, ma credo che tu sia una vittima. Tuttavia, se la questione dovesse essere resa pubblica, danneggerebbe sia la famiglia reale sia la Chiesa. Ora capisco perché è così gentile e capisco che anche che non può farmi da scudo come dovrebbe fare un marito, data la sua posizione di re. Vostra Maestà, state dicendo che sperate che non vi porti davanti alla questione? Sono disposta a fare ammenda in ogni modo possibile, Maria. Capisco. Come desiderate gestire la questione, Vostra Maestà? Se riesco a risolvere la questione in privato con il mercante, forse possiamo preservare la dignità della famiglia reale, ma questo potrebbe darti fastidio. Sei d'accordo? Se pubblicizziamo il fatto che il cugino del re, il cardinale, ha fatto una cosa così sciocca, sarebbe una vergogna per la famiglia reale e per gli aristocratici e tutti. Mi odierebbero, sì, ok. Ma se non rendiamo pubblica la questione, la mia reputazione potrebbe essere rovinata per sempre. L'unico modo per risolvere il problema sarebbe trovare la ladra di nome Jeanne, solo allora la gente crederà che sono innocente. Ma non c'è garanzia che riusciremo a prenderla prima che l'ira del popolo sfuga di mano. Qualcuno mi crederà o penseranno tutti che sono io la mente. Ci sono troppi fattori indeterminabili. Ci rifletto a lungo prima di rispondergli, Vostra Maestà, io, Gian, Gian.
Che vuol dire accetto e rifiuta? Accetto e rifiuta in base a quale scelta? Vabbè, accettiamo, non so bene cosa, però va bene, capisco. Se questo è ciò che desiderate, allora lascerò tutto a Baisdell. Ho perso molto e aggrapparmi a ciò che mi è rimasto è tutto quello che posso fare. Questo include la fiducia e il sostegno del re. Maria, sono felice che tu abbia tanta fiducia in me. Farò in modo che Baisdell gestisca la questione in modo appropriato. È solo il mio dovere di regina per il bene della Francia, Vostra Maestà. Sorrido a del re. Il sorriso del re mi fa capire all'improvviso che non lo vedevo così rilassato da anni. Mia cara, ti prego di credermi. Vorrei poter punire Rohan severamente. Ma non dobbiamo lasciare che la reputazione reale venga infangata, giusto? Sì, avete ragione. Per la prima volta in assoluto sente il peso della corona. È proprio come una piccola gabbia per uccelli che imprigiona tutta Versailles. Ma non voglio fissare il cielo per sempre, sognando di volare libera. Anche se sono in gabbia, voglio provare a spiegare le mie ali. Vostra Maestà, ho delle piccole richieste. Maria, di quello che pensi, se posso accontentarti, farò del mio meglio, lo prometto. Chieda a Baisdell di mandare degli uomini a catturare Jeanne il prima possibile. Ci potrebbe essere un'altra donna con lei, sua complice. Se riusciremo a catturarle, potremo scoprire la verità, o forse avrò ancora la possibilità di riabilitare il mio nome e di guadagnarmi la fiducia del popolo francese. Questo è ciò che ho trovato una sera nei giardini, penso che potrebbe essere d'aiuto. Per favore, datelo a Baisdell. Ok. Ce l'abbiamo fatta? Ok, va bene, lo farò. Dirò a Baisdell di gestire la questione nel modo da te suggerito e gli dirò di riferirti le novità. Sì, ti lascerò gestire la faccenda, cosa ne pensi? Come desiderate, maestà. Grazie per la comprensione, purché si possa preservare la dignità della corte reale. Sono disposta ad accoglierne ogni tuo desiderio, mia regina. Vedo nel suo sguardo una traccia di una supplica di cui forse non è cosciente. Non sapendo come rispondergli, mi inchino rispettosamente. Ok. Ma è la forma di maialino quel coso dietro. Camminando lungo il corridoio del palazzo sento che i miei passi diventano sempre più pesanti. Cosa mi aspetta alla fine del mio cammino? Demoni o angeli? Non ne ho idea. Ok. Continuiamo, continuiamo. Completa, vabbè, completa le fasi. Ok. No, non mi interessano i pacchetti. Ho ottenuto un paio di scarpe nuove e anche un nuovo livello. Questo mi rende molto felice. Ok, andiamo alla parte 11. What? Scusatemi. Ok. Quando le tue scelte ti portano a una spaccatura della storia, devi selezionare un ramo da seguire. Il livello di benevolenza dei personaggi della storia è così come le scelte che hai fatto influenzano il percorso della storia. Puoi sperimentare tutti i diversi percorsi della storia se esplori diligentemente. Ok, allora, quindi dal 10 si può arrivare al 13. Ma tanto noi facciamo il giro lungo e ci arriviamo comunque. Quindi devo seguire i consigli degli altri o devo attenermi ai miei ideali? Cosa devo fare in questa situazione difficile? Ok. ok. Imo. Forse sono successe troppe cose, ma il mio sogno è tormentato da ogni sorta di sogni su Maria e su di me. I sogni si mescolano e alla fine non riesco più a capire quali siano i miei, mi sembra che mi appartengano tutti. Dopo così tante esperienze mi sembra di essermi fusa con l'altra persona e di non riuscire più a distinguere la mia coscienza dalla sua. Qualche giorno dopo ricevo un invito per il tè del re. Il re è sempre occupato e non è un appassionato di queste cose, quindi un suo invito mi ha colta alla sprovvista. Non ha senso pensarci, è meglio che mi cambi e vada. Ok, super vivace, andiamo come al solito dai consigliati. Ok, che stiamo pronte, siamo vestite così. Pronta. Vediamo, vediamo. Buono, fantastico. Sì, perfetto, va bene. Continua. Non mi ricordo avesse i pennacchi delle tende. Questo fa molto ridere. Quando vedo Baisdell in giardino mi rendo conto che c'è qualcosa di più. Vostra Maestà, buonasera. Secondo i vostri desideri, sono qui oggi per offrire sullo stato di avanzamento
Per riferire sullo stato di avanzamento delle indagini, ok. Abbiamo trovato il luogo in cui si trova la sospettata di nome Gian e presto saremo in grado di prelevarla per un interrogatorio. Ma la complice di cui parlava non sembra essere con lei, manderò degli uomini a investigare ulteriormente. Ma devo avvertirvi, abbiamo poche informazioni e le possibilità di trovarla sono piuttosto scarse. C'è anche la possibilità di fare che Gian possa averla fatta fuori. Aiuto, capisco, va bene, grazie per avermelo detto. Per quanto riguarda il cardinale Rohan, lo abbiamo già interrogato. E dice la verità, ma c'è una cosa su cui desidero informarvi, Vostra Maestà. L'orologio da tasca che avete dato era un oggetto personale del cardinale. Per chiarire le cose, posso chiedervi dove lo avete trovato o avete avuto accesso agli effetti personali del cardinale? Sospettate di me? Certo che no, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto per avvicinarvi alla verità. Cioè, insomma, Vestel mi guarda costantemente senza mostrare traccia di paura. Dopo qualche riflessione, descrivo lentamente tutto quello che avevo visto in giardino quella sera. Come ho trovato l'orologio. Tuttavia, non gli dico che la donna si stava spacciando per me e non gli parlo nemmeno del mio incontro casuale con lui. Quindi la donna che il cardinale incontrò quella sera era Gian. Non posso esserne certa perché era troppo buio e non riuscivo a vedere chiaramente. Grazie per l'informazione, il vostro resoconto corrisponde a quanto ci ha detto il cardinale, Vostra Maestà. Anche nascosto il fatto di aver visto me, immagino che non avesse paura di finire in ulteriori guai, non è così stupido. Le indagini sono quasi concluse, dobbiamo semplicemente catturare Gian e tutto verrà alla luce. Mio re, come intendete gestire la questione, Vostra Maestà? Ho già promesso di lasciare che se ne occupi la regina, d'ora in poi non c'è bisogno di chiedere che chiedate la mia opinione, fate come decide la regina e io rispetterò e sosterrò le sue decisioni. Sì, Vostra Maestà. E vorrei ricordare a Vostra Maestà che dobbiamo ancora occuparci della questione del pagamento della collana del mercante. Per quanto riguarda le possibili misure, posso suggerire quanto segue. O lasciamo che il cardinale Rohan paghi, o risolviamo la questione eliminando il mercante. Quale soluzione preferite? Che paghi il cardinale Rohan? Ok, ovviamente. Poiché è stato il cardinale Rohan a causare questo pasticcio, dovrebbe assumersene la responsabilità. Avete preso una saggia decisione, mia regina, anche io colperei il cardinale. Perché? Il cardinale, eppure spende in modo frivolo e ha una morale corrotta, potremmo usare questa opportunità per erodere il suo potere e per assicurarci che non faccia più nulla che possa danneggiare la reputazione della corte reale. Il re non può confutare ciò che Baisdell ha detto, ma Baisdell percepisce il disagio del re e sorride dolcemente. Naturalmente, se siete preoccupati, potremmo discutere pro e contro con il cardinale e lasciargli prendere la decisione di pagare il debito. Mia regina, cosa pensate che dovremmo fare? Baisdell e il re mi guardano entrambi in attesa di una risposta. Penso attentamente per un po'. Beh, discutiamo. Che cazzo vuol dire colpisce Rohan? Insomma, sarà anche stupido, ma non è cattivo. Facciamogli pagare il debito e consideriamolo come la sua punizione. Quindi deve solo pagare il debito, questo è un ordine semplice. Perché non invitiamo il cardinale a un incontro faccia a faccia per discutere la questione con il re presente? Sono sicuro che il cardinale non si lamenterà in alcun modo. Questa è una buona idea, ecco cosa faremo, uomini. Avvertite il cardinale, vorrei vederlo nello studio per discutere di una questione importante. Ok. Sta registrando, sì. Bestel, vi prego di dire al mio caro cugino che abbiamo deciso come affrontare la questione. Risolveremo tutto a porte chiuse per evitare che la reputazione della famiglia reale, così come la vostra reputazione, venga ulteriormente danneggiata. Rohan appare sorpreso e mi guarda in modo incerto quando gli sembro di non opporre alcuna resistenza, si rilassa e si inchina verso il re. Io non voglio che il pubblico sappia che quest di questa faccenda. Cosa devo fare, Vostra Maestà? La vostra stupidità ha causato questo disordine e ha danneggiato la reputazione della regina e della famiglia reale. Dovreste farvi carico del debito e pagare la collana, la vostra idiozia e ciò che ha causato questa situazione. Vostra Maestà, non avevo idea che sarebbe successo, sono stato ingannato. Se dovessi pagare una somma così enorme, andrei in bancarotta. Ma sei un cardinale! Avete molti problemi, cugino, ma il denaro non è tra quelli. Dovete pagare il prezzo per il vostro errore. Quando avrete pagato la somma per intero, lascerò cadere la questione. Dovrete sapere che questa è una punizione molto leggera. Sì, dovete ringraziare la regina per la sua gentilezza. Cardinale Rohan, credo che voi non rifiutereste un percorso facile per preferirne uno pieno di spine. La voce gentile di Baisdell sembra far rabbrividire Rohan. Spaventato, guarda me, il re, balbettando incoerentemente. Io per la corte reale e per la mia reputazione pagherò. Fisse il re come un animale ferito, ma il re ignora il suo muto appello.
Ok, bene. Ora che tutto è stato sistemato, un'ombra si solleva dal mio cuore e sono di nuovo fiduciosa. Se tutto il resto va bene, credo che potrei cambiare davvero la storia e sfuggire dal tragico destino di Maria. Ok. Iniziamo. Ok, era Lafayette, non perché se era il tizio io non me lo ricordavo. E bisognava regalare tutte cose anche a lui, aiuto. Sono passati diversi giorni dal colloquio con Baisdell e non ho ancora ricevuto un rapporto sui progressi compiuti. Stamattina finalmente ho ricevuto una notizia entusiasmante. Baisdell ha finito le sue indagini e desidera vedermi domani, ma sono così ansiosa che non posso più aspettare, così decido di andare alla residenza di Baisdell. Santo cielo, mia graziosissima regina, perché avete tanta fretta? Desidero ascoltare subito il vostro rapporto. Certo, il vostro desiderio è in ordine. Vostra maestà, abbiamo catturato Jeanne e l'abbiamo riportata a palazzo. Davvero? Dove si trova ora? Voglio parlare io stessa. Nei sotterranei non sono un posto per la regina. Inoltre, ha già ottenuto tutti i dettagli, quindi non dovete preoccuparvi. È così. Allora, per favore, ditemi cosa è successo e perché ha fatto questo gesto. Non tralasciate nulla. Dopo aver consolidato tutti gli indizi e i risultati degli interrogatori, sembra che tutto corrisponda al racconto del cardinale. Qualcuno si è servito di lui. E Gianne è un aristocratico, è solo un'imbrogliona travestita da imbrogliona. Stranamente, non solo Madame Valois è un'aristocratica, ma è anche nobile di lignaggio. I suoi antenati sono legati alla famiglia reale del XVI secolo, quando la casa dei Valois governava la Francia. Mi spaventava il nome Valois, la sua ascendenza è molto più nobile di quella di molti aristocratici di Versailles. Se è così, non vedo perché dovrebbe incastrarmi per dei soldi, ma non ricordo di averla mai offesa. Oh, a parte il suo nome, è squattrinata, può anche discendere dalla nobiltà, ma conduce una vita di povertà. Secondo le mie indagini, quando era bambina ha dovuto mendicare per sopravvivere ed è quasi morta di fame per strada. Santo cielo! È difficile immaginare come una bambina possa aver trascorso le giornate in quella situazione. In seguito la sua giovinezza e la sua bellezza le hanno permesso di sposare un conte, ma le sue finanze non sono mai migliorate. Mi aspettavo che i nobili ricevessero uno stipendio, no? Ma allora come ha fatto a... Non hanno mai badato alle spese, per quanti soldi ricevessero, le hanno spesi fino a restare al verde. Baisdell mi rivolge uno sguardo e il suo sorriso diventa più profondo. So che sta alludendo a qualcosa e capisco che solo io posso controllare i miei problemi, devo dimostrare il mio valore. Quindi è venuta a Parigi perché senza più soldi? Sì, vostra maestà, ha capito, ma prima di questo aveva già una cattiva reputazione ed è stata persino l'amante di un aristocratico. Si è deliberatamente avvicinata al cardinale, ha fatto finta di essere una vostra cara amica e ha falsificato una lettera, tutto per ricchezza e potere. Per quanto riguarda il motivo per cui ha scelto di incastrarvi, non era assolutamente personale, ha semplicemente pensato che voi foste il bersaglio più valido. Sì, tutta la Francia pensa che io sia una donna avida e stravagante, perché Gianna dovrebbe pensarla diversamente. Il tono di Baisdell è un po' sarcastico e improvvisamente ho la sensazione che la persona che sta prendendo in giro non sia Gianna. La sua avidità e i miei modi frivoli non causerebbero troppi problemi in una situazione normale, ma questa donna ha avuto il tempismo sbagliato proprio prima della Rivoluzione francese. Quindi l'avidità di Gianna è ciò che ha danneggiato la mia reputazione e la dignità della famiglia reale. Se non sono in grado di spiegare questa situazione al popolo, la famiglia reale potrebbe cadere, ho ragione. Maestà, una piccola imbrogliona non basta certo a causare la rovina di un regno intero, non c'è bisogno di preoccuparsi. Io spero proprio. Bestello, non riesce a capire perché mi preoccupo tanto e non sono disposta a spiegarlo. Rimane comunque concentrato sui suoi doveri e continua a farmi rapporto senza soffermarsi sull'argomento. E per quanto riguarda la complice da voi citata, purtroppo se n'è già occupata Jeanne. Intendete dire che è morta? Come è potuto essere così spietata? L'avete aiutata? L'avevo aiutata. Per la ricchezza e il potere, anche una persona gentile può essere posseduta da un demone, figuriamoci una signora avida. Ah, bene, allora, se trovate il corpo di quella donna, vi prego di darle una buona sepoltura. Farò come dite voi, maestà. Sono solo curioso, perché siete così misericordiosa verso una criminale? C'è un motivo particolare? Scuoto la testa, non sapendo come rispondergli. Sento di essere in qualche modo responsabile della sua morte. Se non fosse stato per me, la sua vita non sarebbe finita così. Vostra maestà, il re ha deciso di compensarvi, lasciandovi decidere il destino di Jeanne. Secondo la legge, si può solo ordinare di confinarla in un convento, di confiscarle i beni e di esiliarla. Ma si può scegliere solo una soluzione. Scegliete la punizione che ritenete più appropriata. Io la chiudo in convento, così sta meglio.
Forse sta solo cercando di recuperare tutto ciò che dovrebbe essere suo. Forse pensa di meritare di più come discendente della casa dei Valois. Anche se fosse così, non può trattare le vite umane in questo modo e ferire le persone per motivi egoistici. Per una persona così, forse una vita semplice e le regole severe servirebbero ciò che sarebbero ciò che direbbe di più. Confinatela in un convento affinché possa riflettere sugli errori di quanto ha fatto davanti a Dio. Bestelle mi studia a lungo, come se fosse sorpresa della mia decisione, poi sorride. Vostra maestà è davvero misericordiosa. Le avete gentilmente dato la possibilità di pentirsi. Credo che questo debba essere il risultato della vostra educazione sotto la regina Teresa. Farò rapporto al re. Provo una fitta di dolore nel sentire il nome di mia madre. Ricordo che una volta mi disse di comportarmi come un angelo per il popolo di Francia. Immagino che io sarei molto felice di sentire un complimento del genere. Vostra maestà, vi prego di stare tranquilla e di lasciare fare tutto a me. Sapete, i risultati del rapporto mi avevano preoccupato tremendamente, ma ora posso finalmente tirare un sospiro di sollievo quando lascio la residenza di Baisdelle. Ok, salgo in carrozza e sulla via di ritorno a Versailles sono così esausta che mi addormento. Un suono leggero mi sveglia dai miei sogni. La carrozza è ancora in movimento e nessuno avrebbe potuto salire, l'ho solo immaginato. Forse sono solo troppo stanca. Proprio mentre sto per rimettermi a dormire, una figura oscura atterra leggera davanti a me. Guardi, c'è qualcuno! Shh, vostra maestà, non voglio farvi del male. Scrigo contro il fianco della carrozza, fissandola con attenzione. Chi siete? Come osate piombare nella mia carrozza? Ho sentito dire che non siete affatto come un debole fiore di riso, ma non avrei mai pensato che foste così coraggiosa. Guardo l'arma alla sua cintura e so che non posso combattere contro di lui. Beh, sì, effettivamente sembra un uomo. Vostra maestà, permettetemi di presentarmi. Sono Deon, lavoro per il re. Naturalmente, se lo desiderate, potete chiamarmi Madame de Beaumont. Aiuto, non ho mai sentito Augusto parlare di una persona del genere. Mi sta forse mentendo. Va bene, potete andarmene ora. Vostra maestà, vi comportate in modo così freddo con me, mi ferisce il cuore. Avete fatto irruzione nella mia carrozza e vi aspettate che io vi parli in modo civile. Oddio, che tristezza, avrei potuto scegliere un altro modo per incontrarvi. Questo uomo travestito è troppo strano e non riesco a credere a quello che dice. Si accorge di quanto io sia ancora diffidente e sembra un po' seccato. Ancora non mi credete o è troppo sconvolgente? Oh sì, vostra maestà, c'è qualcosa che vi preoccupa, posso aiutarvi a risolvere il problema. Non c'è bisogno, sto bene. Agitato, muovo il ventaglio. Immagino che questo non sia il mio modo, il momento migliore, dopo tutto. Mi afferra la mano sinistra e la bacia velocemente. Mia cara regina, spero di esservi utile la prossima volta. Appena le parole escono dalla sua bocca, salta leggiadro fuori dalla carrozza. Santo cielo, la carrozza è ancora in movimento. Stordita, guardo nella direzione in cui è andato e resto di stucco quando la porta si chiude. Ok. Quando torno a palazzo mi precipito dal re per chiedergli Deon. Dopo un attimo di esitazione, il re mi dice che Deon è una spia e uno spadaccino molto abile e che sta davvero lavorando per lui. Meno male. Sono rassicurata, ma ora sono incredibilmente curiosa di conoscere questo strano uomo travestito. Bene. Ok, abbiamo ottenuto tutte queste cose. Ottimo. Ahia, io non lo so, oggi è stato un episodio molto ricco, non mi aspettavo sinceramente il tizio travestito alla fine, però vabbè, insomma. E niente, fatemi sapere che cosa ne state pensando della storia, qui nel mentre non si sta caricando. E 15. Il 13 è bloccato? Ah, ok, praticamente io non posso andare dal 13 perché è proprio il 15. Ah, ok, no problem per me. Insomma, niente, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!